Aggiungi un po' sta tavola, che chiamami con più. Se sposti un po' la seggiola, sei comoda anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Non farli andare via. Oh, caro, sei arrivato! Non si saluta più. Che è quella faccia? Ho governato tutto il giorno. Vabbè, ma io ti ho preparato il tuo piatto preferito. Non ho fame. Ma basta, scusami, eh! Sono giorni che ti comporti male. Ti alzi la mattina e non mi dici nemmeno francamente. Non urlare, lo sai che ma i vicini ci sentono. Non niente dei vicini. Tu sei cambiato. Sono giorni e giorni che non siamo più da soli. Abbi pazienza. Ma lo sai, ho da fare, devo fare la finanziaria, ci sono tanti impianti. Ma che è sempre la stessa finanziaria di Prodi, ma che no, cosa c'entra? Hai dovuto soltanto cambiare i numeri delle pagine. Dai, bastava una segretaria a fare quel lavoro. Comunque, io, guarda, è un po' di tempo che cerco cosa di, mi devi dire? Di parlarti, di dirti una cosa, onestamente. Che non mi ami più? No, non è questo, è che ho bisogno di stare un pochino da solo, ecco tutto. Ma se vuoi stare da solo c'è la tua cameretta. Guarda, io non volevo dirtelo per non farti soffrire, però se tu proprio insisti, allora sì, te lo dico. Ho conosciuto effettivamente una persona con cui mi trovo bene. Ma d'accordo? Chi è questa persona? La conosci? No, non la conosci questa persona, è inutile. E che cosa più di me sentiamo? È più giovane, non lo so, sa cucinare meglio. Guarda, se ci tieni tanto a conoscerla, sai che cosa facciamo? La facciamo entrare, va bene? Tanto sta qua fuori dalla porta. Buonasera, signora. Ecco. E chi è questo con questa faccia da cretino? Ma dove l'hai rimediato? Ha detto una cosa giusta, eh? Ma che cosa dici? Stai zitto. Sì, caro. Ho capito. Ti sei trovato una persona che ti dà sempre ragione. È vero, quello che dici è vero. In questa fase della mia vita ho bisogno di questo. Mi fa molto bene in questa fase della sua vita. È proprio. Si è fatto tardi, va, andiamo. Sì, amore, andiamo. Andiamo. No, nemmeno per sogno. Voi non ve ne andate di qui, perché ne dobbiamo parlare a lungo di questa cosa. Mi sembra una giusta esigenza. Ma se dai ragione a tutti, scusa, non ci muoviamo più di qui. Una giusta osservazione. Andare o restare? Beh, penso che ci sia la possibilità di trovare un accordo. Che cosa ne direste di assumere questa posizione? Mi sembra una proposta molto sensata. Allora, se siete tutti d'accordo, fammi trovare così. E dopo un po' che si fa? Dopo un po' si cambia piede. Sembra molto fattibile. Molto fattibile. E chi ci ammazza? Chi ci ammazza?